Buonasera, benvenuti a questa puntata dell'Alfabeto della Fede, il nostro ospite è il Vescovo di Reggio Guastalla, Monsignor Massimo Camisasca qua. Benvenuto. qua Oggi parliamo di riposo Oh, finalmente. <ride> finalmente Una parola che molti hanno sulle labbra desiderandola ma che poi nel concreto magari non trova applicazione per molti, Beh, insomma, Dio si riposò il settimo giorno, l'uomo proprio non riesce a riposarsi l'uomo di oggi uh, Penso che in questa affannosa corsa al fare di tantissimi c'è la paura della morte. Dio si riposò perché non aveva paura di morire. Eh, la paura della morte che ci fa affannosi, che ci fa desiderosi di nuove azioni, di nuove tracce da lasciare di nuovi amori da ricevere in corrispondenza del nostro lavoro. È la nostra insicurezza che ci rende pieni di affanno. È la nostra paura di scomparire che ci rende pieni d'affanno. Il riposo può venire soltanto quando si entra in una dimensione della vita, non dico senza affanni in assoluto, è impossibile, non dico senza preoccupazioni, è impossibile, non dico senza fatiche, senza paure, senza tristezze, no. Però, quando queste paure, queste tristezze, queste preoccupazioni sono attraversate dalla speranza, dalla speranza che vuol dire dalla certezza che esse non sono l'ultima parola, che la nostra vita non è solo preoccupazioni, non è solo incertezze, non è solo paure, ma è anche possibilità di comunione con gli altri, è anche fare il bene, è anche. Pregare e anche riconoscere Dio e anche una vita che va oltre la vita. Eccellenza, ho sempre avuto l'impressione che il riposo sia anche il tempo del pensare, perché si ha un po' più di calma solitamente. Però ho anche l'impressione che oggi eh, sia più la società dell'agire, del fare, del dover arrivare a compimento e non tanto del progettare o del pensare. Possibile che dunque il riposo sia in qualche modo non ricercato, perché eh, alla fine in quel giorno non sai che fare. Ma eh, qui ho, riflet ho riflettuto molto su questo tema nella mia vita. È vero, oggi eh, si preferisce non pensare, non è il tempo del pensiero, il nostro, infatti le filosofie sono tutte in crisi. Ma si preferisce non pensare per tante ragioni. Primo perché si ha paura di incontrare se stessi. E pensando si incontra se stessi, si incontra anche le proprie ferite. In secondo luogo perché si ha paura di incontrare gli altri. E in, tanti, in tanto chattare, in tanta virtualità di oggi c'è la paura di incontrare gli altri, non il desiderio di incontrare gli altri. E, e poi appunto si ha paura della realtà. Quindi il riposo invece nasce in fondo da una riconciliazione con la realtà, da una riconciliazione con gli altri, da una riconciliazione con se stessi. Per questo il riposo è anche molto legato alla preghiera e la preghiera è molto legata al riposo, perché la preghiera in fondo che cos'è? È un dialogo con Dio ed è la consapevolezza che possiamo parlare a un padre e che c'è, nonostante tutto, una situazione positiva nella vita che noi possiamo vivere. Però, ecco, voglio dire questo, dobbiamo avere il coraggio del riposo. Come cominciare? Io direi così. Siccome non si può cominciare subito dicendo ecco decido di staccare questa giornata, questa settimana, questo mese eccetera, cerchiamo delle pause di silenzio durante la nostra giornata. Anche brevi. Anche brevi, anche brevi. Si comincia da quello, da piccole pause di silenzio in cui però non si annega nel guardarsi introspettivamente, quindi nel caricarsi di nuove paure, ma pause di silenzio che siano pause di apertura a Dio. Attraverso che cosa? Il verso di un salmo, il verso di una poesia, lo sguardo verso una montagna, verso un bel quadro, l'ascolto di un piccolo brano di musica. Tante sono le strade verso il riposo, verso Dio, verso il silenzio, verso la rigenerazione. E visto che l'ha citata tante volte, sono le medicine che combattono la paura queste? Ma direi proprio di sì, sono delle medicine salutari. Eccellenza, per quanto riguarda l'altra faccia della medaglia, se non ci si riposa poi ci si stressa. Oggi lo stress è un male molto diffuso, non c'è medico che dica lei, non è, lei è stressato, tutti quanti abbiamo chi più chi meno questa malattia addosso. Beh, eh, eppure desidereremmo essere meno stressati. Perché c'è questa dicotomia che non riusciamo a risolvere? Beh, a mio parere, la nostra civiltà è diventata la civiltà dello stress perché si è negato Dio. Cioè, si è negata la possibilità di avere un significato più ampio nell'esistenza. Bene, oggi mi è capitato questo fatto doloroso, ma non è tutta la vita. Oggi ho compiuto questo male, ma c'è qualcuno che può perdonarmi. Oggi ho reagito male con questa persona che ama, ma posso chiedere perdono. Allora, se c'è questo respiro grande dell'esistenza, lo stress non vince o c'è una strada per sconfiggerlo. Se invece tutto si racchiude, in una visione della vita come un'aiuola molto stretta, Dante ha una parola, un verso tremendo, quando identifica la Terra, vista in questa prospettiva di pura immanenza, l'aiola che ci fa tanto feroci. Ecco, invece io penso che la vita non è un'aiola chiusa, la vita è un universo aperto e questo ci permette di dire bene. C'è anche domani, insomma, c'è anche domani, ci sono anche gli altri, non c'è solo il male, c'è la possibilità di perdonare e di essere perdonati, c'è la possibilità di tornare a leggere un bel romanzo, di leggere una bella poesia, di fare una bella gita, di amare le persone che ci amano e di accogliere il loro affetto. Insomma, lo stress è, viene anche da una vita molto chiusa. E per un altro verso di Dante, la vita che è un correre alla morte. Ecco, la vita non è un correre alla morte, la vita è un correre alla vita. Anche se dobbiamo passare attraverso la morte, ma dobbiamo entrare in una vita che non finisce e questo ci toglie dallo stress. Devo dire, i primi due anni di, del mio episcopato qui a Reggio sono stati molte volte segnati dallo stress perché inevitabilmente pensavo devo risolvere tutte queste questioni. Poi a un certo punto finalmente ho capito, lo si capisce tante volte di nuovo nella vita, no, non sei stato chiamato qui per risolvere tutto, è impossibile. Devi cercare di darti delle priorità e lasciare che sia Dio a fare il resto. Ogni volta che noi pensiamo di essere i salvatori del mondo, non solo neghiamo Dio, ma finiamo per negare anche noi stessi. Allora le chiedo come si riposa lei. Ah, allora, io cerco di riposarmi in questo modo. Innanzitutto appunto creando delle piccole pause di silenzio durante la giornata. In queste pause di silenzio leggo qualcosa. Per me leggere effettivamente la forma più alta di riposo. Anche la musica, ma la musica... È impegnativa per me almeno è più impegnativa del leggere richiede realmente una totalità delle mie tensioni e quindi alla fine non è un vero grande riposo poi riposo anche proprio facendo silenzio i salmi sono per me un grande riposo la preghiera è un grande riposo e poi mi riposo anche talvolta ascoltando la radio. Non vedo la televisione, non, 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 non ho questa opportunità e non ho questo desiderio. Eh, ascoltando la radio, soprattutto qualche partita di calcio, perché così mi riposo immaginando che cosa sta accadendo nel campo. Ha citato il calcio, allora mi viene in mente questo. La domenica, quando teoricamente dovremmo riposarci... In realtà eh, le partite di calcio eh, richiamano alcuni che escono un po' dal contesto settimanale. Sembra quasi che non ci siano più regole. Alcuni vanno allo stadio come se lo stadio fosse un, una nazione a parte, con regole a parte. Ecco, eh, non è che il riposo domenicale debba essere scambiato per eh, evasione totale in cui si fa ciò che si vuole. No, assolutamente. C'è da dire anche fra l'altro che gli stadi sono sempre più vuoti. Ma, eh... E poi che la passione del calcio, della domenica calcistica, no? c'è sempre stata, almeno nei miei 70 anni l'ho sempre registrata, anche quando ero piccolo. Però, ecco, forse un tempo sapeva convivere meglio con altri ingredienti. No? C'era anche il pranzo in casa, c'era la messa alla mattina, eccetera, eccetera. Oggi perché la messa è sempre di più uscita dall'orizzonte della domenica, ma secondo me perché è il cristianesimo che è uscito dall'orizzonte delle persone, non è che sia la messa in sé che abbia perduto peso, è la proposta cristiana che ha perduto peso, quindi io non credo al calcio come un antagonista della messa, credo piuttosto al fatto che le persone sono entrate in una visione eh, sempre più immanente, sempre più legata eh, a dei valori borghesi, passati anche attraverso altre proposte di vita, ma pur sempre borghesi. Quindi eh, il calcio non è un antagonista. Un pensiero anche per chi invece osserva un riposo forzato, coloro che il lavoro non ce l'hanno, per esempio. Eh sì, questo è veramente un dramma, ed è un dramma gravissimo. Tutti noi dobbiamo fare qualcosa per rimediare a questo, per offrire delle opportunità di lavoro. Certo, dobbiamo entrare in una visione in cui non avrò necessariamente il lavoro che desideravo e non partirò necessariamente con un lavoro super garantito. Però dobbiamo offrire opportunità di lavoro, perché dove non c'è lavoro non c'è dignità umana. Oltre che non c'è possibilità di vivere, no? ma non c'è dignità umana. Quindi questa è una delle sfide fondamentali del nostro tempo e della nostra Italia. Da ultimo le chiedo: parliamo di riposo e riposo ricorda la notte, ricorda il sonno. Eh, un tempo ci si addormentava anche dicendo le preghiere, magari erano più una sorta di, eh, di poesia imparata a memoria che qualcosa. Di veramente fondante per molti, non so, ma oggi che valore può avere la preghiera anche alla fine di una giornata, anche per chi magari a messa non ci va, anche per chi ha più dubbi che certezze? Un'importanza un fondamentale, devo dire questo, che nel confessionale ho imparato che anche molti che non pregano al mattino però pregano alla sera, forse perché la sera ci fa pensare alla morte. Forse perché la sera ci fa pensare alle persone che ci hanno lasciato, forse perché la sera ci fa pensare a qualcosa che non vorremmo, una fine che non vorremmo. No? Però eh, penso che è una cosa bella pregare alla sera, eh, ricordare eh, le opportunità che abbiamo avuto durante il giorno e che non abbiamo magari sfruttato bene, anche le colpe che abbiamo commesso, chiedere perdono. No? pregare per i nostri cari che sono vivi o che sono morti e chiedere al Signore l'aiuto per una giornata che verrà. Ricordiamoci una cosa, il silenzio della notte è l'anticipazione del grande silenzio in cui saremo accolti oltre la vita, ma questo silenzio non sarà un silenzio totale e non sarà un silenzio inattivo, sarà un silenzio popolato di luci e di canti. E sarà un silenzio in cui la crescita continua dell'amore ci porterà a riscoprire sempre di più Dio e gli altri. Quindi sarà un silenzio dinamico. Questa requiem eternam di cui, a cui chiediamo, che chiediamo per i nostri morti, non è un sonno, non è un ozio, non è un futuro senza nulla, vuoto. Sarebbe l'assenza di Dio, la negazione di Dio. No, è una grande sorpresa. Eccellenza, grazie di essere stato con noi oggi e soprattutto grazie per aver trattato questo tema che a volte sembra così secondario e invece è integrale nella nostra vita perché senza riposo non ci può essere il resto. Eh sì. e quindi, grazie davvero a lei. A voi e a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito in queste quattro puntate dell'Alfabeto della Fede, dandoci l'appuntamento ad altre puntate dell'anno prossimo. Allora possiamo dire buone vacanze e buon riposo? Certamente. Grazie. Salute.